Francesco Silverio, io direi che è una bella soddisfazione per tutto il mondo del fondo e dello sci regionale il fatto che due comuni decidono di festeggiare due nostri ragazzi, vero? Ma guarda, questa è una cosa che sicuramente di sprono per tutto il movimento. Da qua possono prendere spunto tanti ragazzini che si avvicinano a questa disciplina. E quello che io predico anche ai ragazzi e alle società che collaborano con me, che l'unione fa la forza, di conseguenza uniti si vince, da soli si perde. Come gli ansi forni a volte, ma ricordiamo in precedenza anche Martin Corradazzi a Forni di Sopra era stato ricevuto dal sindaco, quindi insomma anche le amministrazioni locali capiscono l'importanza, no, dello sci e dei risultati che hanno avuto i ragazzi. Allora, al di là del fatto dello sci, ma io ritengo che comunque le amministrazioni devono essere molto vicine a tutti quelli che si prodigano per i giovani, perché li tengono lontani e li educano con tanti appassionati gratuitamente, li educano alla giusta vita, con dei sacrifici poi ottengono anche dei risultati, non solamente sportivi ma anche a scuola. Abbiamo una stagione ancora una volta con grandissimi risultati, ovviamente su tutti, c'è l'argento irrigato di Cristina Pitti, ma fresco anche una serie di grandissimi risultati ai campionati italiani con gli ori di Luca Del Fabbro e Martin Corradazzo, il bronzo di Davide Grazia, ancora una grande stagione per il nostro fondo, vero? Ma a livello di scaramanzia io non ho voluto inizio stagione fare dei pronostici, non li faccio ancora tuttora, guardo avanti e prendo tutto quello che viene. Consapevole comunque che abbiamo un grandissimo patrimonio di ragazzi che atleticamente sono i migliori in Italia per quanto riguarda le loro annate. Vediamo alla fine dell'anno quello che riusciamo a raccogliere, comunque che sia tanto o poco, con tanta soddisfazione.